La seconda sensazione più gratificante che un uomo possa provare è quella che si prova nel vedere un bambino sorridere e notare nei suoi occhi i buoni propositi, la speranza, la voglia non solo di vivere, ma anche di creare qualcosa, di essere qualcuno. Il sorriso di un bambino è di una bellezza rara, quell'innocenza, quella vivacità, quella speranza, che riempiono il cuore di gioia. Purtroppo però, se lì a Brancaccio, non la puoi provare questa sensazione. E non certo perché i bambini di Brancaccio nascano diversi, anche loro sorridono, ma nel vederli sorridere non puoi fare a meno di pensare che tutti quei buoni propositi verranno presto gettati al vento. Perché dovete sapere che a Brancaccio un bambino non ha molte alternative. I bambini di Brancaccio passano le loro giornate in strada, non vanno a scuola, sono costretti ad adattarsi ad una realtà in cui se non vuoi avere problemi, se vuoi avere una casa, del cibo, un lavoro, devi camminare a testa bassa e devi fare solo quello che ti viene detto di fare da quelli che decidono cosa fare e cosa non fare. E questa situazione io la conoscevo bene. Perché anche io negli anni 30 e 40 ero stato un bambino di Brancaccio. Ero un bambino con una straordinaria fede in Dio. Ma con gli anni ho capito che in quel quartiere non bastava avere fede. Dovevo fare qualcosa. Nostro Signore mi aveva affidato un compito. Dovevo insegnare alla gente di quel quartiere a camminare a testa alta, a pensare con la propria testa, a non stare al gioco di chi sfruttava paura, incertezze e ignoranza per mantenere il controllo. Allora, come un bambino col cuore pieno di buoni propositi e speranza, mi sono fatto parroco della chiesa di San Gaetano a Brancaccio nel 1940, con l'intenzione di perseguire il mio scopo con tutto me stesso. Dovevo rendere Brancaccio un posto migliore. Come parroco non mi limitai a generici messaggi astratti. Decisi di vivere il messaggio del Vangelo in prima persona, predicando nelle strade e non rinunciando mai a denunciare le prepotenze nelle mie omelie. Come cittadino, mi impegnai per la riqualificazione del mio quartiere, il quartiere Brancaccio. Per esempio, contribuì alla costruzione di una scuola media, alla sistemazione delle fogne e alla costruzione di un centro sanitario. Nel 1993 fondai il Centro Padre Nostro, un luogo dove accogliere i giovani per toglierli dalla strada e strapparli alla criminalità. Le nostre iniziative, mie e dei volontari, dovevano essere un segno, non erano qualcosa che poteva trasformare il quartiere. Certo, questa era soltanto un'illusione che in quel periodo non potevamo assolutamente permetterci. Era soltanto un segno per fornire agli altri, soprattutto ai più giovani, dei modelli diversi, dato che non c'era niente. Ci volevamo rimboccare le maniche e costruire qualcosa. E se tutti fanno qualcosa, allora si può fare molto. Così ho preso dalla mia parte i bambini, gli ho dato un posto in cui giocare, gli ho insegnato la parola di Dio, gli ho fatto capire che non erano senza speranza, che se pensi con la propria testa e non ti fai calpestare da nessuno, allora niente è possibile. E i bambini questo lo hanno capito, hanno smesso di pensare solo ciò che gli veniva inculcato dai più grandi e dai propri genitori, e il pensiero di averli reso più consapevoli mi riempiva il cuore di felicità. Perché andiamo, come si fa a non farsi contagiare dalla felicità, dalla risata di un bambino? Come si può resistergli? Come si fa a resistergli? Me lo sono sempre chiesto, ma a quanto pare, a Brancaccio, c'era anche chi, dalla risata di un bambino, non subiva alcun effetto. Anzi, a dire il vero, a Brancaccio c'erano persone che un bambino l'avrebbero anche ammazzato per i propri interessi. Bene, parlo degli stessi soggetti che vi dicevo prima, quelli che decidono cosa fare e cosa non fare. A loro non poteva andare bene quello che facevo io, e la situazione iniziò a farsi brutta per loro, quando oltre i bambini hanno iniziato a seguirmi anche i loro genitori. In quartiere avevo guadagnato un certo rispetto. La gente mi chiamava Don, e a Palermo sono in pochi gli uomini che si guadagnano con onestà un tale rispetto.
così hanno iniziato a minacciarmi. Ma io già avevo capito come sarebbe andata a finire, perché in quegli anni, a quelli come me, poteva andare a finire solo in un modo. E io lo avevo accettato, ma non perché morire non mi facesse paura, anzi. Quello che mi spingeva ad andare avanti era pensare che se anche mi avessero ammazzato, Brancaccio ormai era cambiata. Mica potevano ammazzare tutti quelli che grazie a me avevano imparato a camminare a testa alta. La mattina del mio 57esimo compleanno mi arrivò una telefonata anonima. Mi facevano gli auguri. Quello stesso giorno stavo rientrando a casa e una macchina si è fermata davanti al portone. Quattro uomini uscirono dalla vettura e uno di loro con tono ironico mi disse: «Don Pino Puglisi, questa è una rapina». Ed io allora, con tutto il coraggio che mi era rimasto in corpo, risposi: «Vi stavo aspettando». M'hanno ammazzato, con un colpo alla nuca. E alle 20:40 del 15 settembre del 1993 fui costretto a lasciare la gente di Brancaccio. Nei pochi attimi prima che la morte giungesse a prendermi, ripensai alla mia vita, a ciò che avevo fatto. E capii che alla fine, forse, c'ero riuscito. Qualcosa grazie a me era cambiato. Teniamo il dolore, la malattia, la povertà, la miseria, però potremmo dire che la più grande sofferenza è quella di essere soli. Essere soli senza nessuno che ci ama è la cosa peggiore. Ed è proprio di questa solitudine che si ciba quel mostro, un sistema sporco e vigliacco che dobbiamo avere il coraggio di chiamare con il suo nome: mafia. Ma io avevo insegnato ai giovani che esisteva un'altra strada, fatta di amore e non di paura, e avevo creato per loro una comunità, ma non una comunità oppressa come quella mafiosa, una comunità vera, fondata sulla legalità, sul rispetto e sulla consapevolezza, in cui giorno per giorno lottare insieme per una Sicilia libera. Quando ho iniziato, ho detto che vedere un bambino sorridere è la seconda sensazione migliore che un uomo possa provare. La prima, invece, è quella che si prova quando, prima di morire, ci si rende conto che ne è valsa la pena, che non si è rimasti indifferenti. Ed io no, che non sono stato indifferente.